se todo, se respira. Agarra todo, todo, todo. Sono Clinzia Martina e vivo a Playa del Carmen in Messico da 19 anni. Io sono una maestra di danza, prima ero una ballerina, ballo da quando ho memoria. Ho sempre viaggiato, inizialmente solo per la danza. Poi nel 1999 ho la mia prima bambina. In quel momento ero a Sharm el Sheikh, sempre come coreografa. E con mio marito decidiamo di girare un po' il mondo. Prima a Santo Domingo, finché poi non arriviamo in Messico e lì ci innamoriamo completamente di Playa del Carmen. Playa del Carmen ha un'energia particolare. Io poi sono arrivata qui 19 anni fa, quindi era un piccolo gioiello, un'isola felice. C'è un entusiasmo costante, sicuramente la forza del sole, i Caraibi hanno questo, no? E quindi è stato facile decidere di rimanere. Non c'era neanche il teatro in quel momento quando noi siamo arrivati e quindi inizio la mia piccola scuola di danza. Cioè non posso vivere in un mondo dove non esiste la cultura. Intanto la scuola cresceva, gli alunni arrivavano, poi Playa era un posto da passaparola. Da 15 anni ho aperto la mia scuola di danza, che è anche compagnia on stage. I miei ballerini vengono e si preparano non solo per la danza, non solo come danzatori, ma anche preparo molti acrobati, circensi, attori. E Nacy è una delle mie alunne che si prepara per un concorso di bellezza. Ha rappresentato Quintana Roo e adesso va per Miss Messico. Nella mia accademia i miei ballerini sono dei ballerini completi, escono dei ballerini completi, quindi la specializzazione è sicuramente la danza classica perché è la base di tutte le danze, però dopo si sviluppano tutte le altre tecniche che sono la danza contemporanea, jazz, hip hop, lyrical, eccetera, eccetera. La mia missione è quella di formare i ragazzi e che possano con una tecnica poter viaggiare in tutto il mondo e non rimanere in Messico. Per me vedere i miei ragazzi crescere e maturare artisticamente è come vedere un proprio figlio laurearsi e intraprendere il mondo del lavoro. È un orgoglio immenso. Io come italiana ho cercato di portare a Playa del Carmen la cultura. Amo le mie radici, sono tanto attaccata alla mia terra che è il Salento e mi hanno dato un riconoscimento il direttore di cultura di Playa e il sindaco, un riconoscimento come promotrice culturale e ho iniziato qui il primo giorno della danza, che prima non c'era, non c'avevamo teatro e ballavamo per le strade. Nessuno credeva a questo progetto, il Dia Internazionale della Danza. Quando andai al municipio a chiedere il permesso per ballare, mi dissero, ma chi è che danza qui a Playa? E si sono presentati 40 gruppi. E adesso sono direttrice artistica dell'Associazione Italiana e ogni anno, a parte formare i miei ragazzi, porto la cultura italiana. Io sono talmente contenta di quello che ho che sinceramente non potrei desiderare di meglio.